Bella ragazzi, faccio questa breve introduzione per dirvi un pochino di cose. Allora, innanzitutto mi scuso perché sono stato veramente inattivo per più di un mese e questa cosa mi è veramente dispiaciuta. Non avevo idee, sinceramente, non avevo tanta voglia di mettermi a fare video. Spero che adesso mi torni, sta anche finendo piano piano la scuola, quindi spero che la voglia mi torni sempre di più. In questo video molto particolare, perché io è da tantissimo che non faccio una recensione su un film, mi sa che l'ultima è stata su One Piece Gold, fatta 3 anni fa, penso. Oggi sono in compagnia di Jacopo e Lorenzo, due miei amici, che noi siamo andati appunto a vedere Endgame, Avenger. Abbiamo fatto la maratona di mezzanotte con Infinity War e appunto con Avenger Endgame. Nel video che abbiamo registrato ieri, che era il 24, ovviamente subito dopo, la mattina seguente che abbiamo visto il film, molto agitati perché ci sono state veramente un botto di robe che non ci sono piaciute, sinceramente. Ovviamente il nostro pensiero, non attaccateci nei commenti. Faremo anche molte volte gli scemi in questo video, però le cose che diciamo e pensiamo, le pensiamo veramente. Quindi prendetela seriamente, anche se ci mettiamo lì a fare qualche battutina o a fare gli scemi. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, lascio il link in descrizione. Lasciate un bel pollicione all'insù. E nulla ragazzi, io vi lascio la recensione del film. E veramente una cosa che gradirei è sentire anche il vostro pensiero riguardo al film. Non dico che non mi sia piaciuto totalmente, ma mi aspettavo veramente tantissima roba in più. Quindi niente, ciao ragazzi, buona visione. Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pato e siamo in compagnia di Matti28, ma in realtà è il suo canale, quindi esatto, roba. Collaborazione. Abbiamo delle corone in testa perché siamo appena stati al Burger King, comunque lo non diciamo. Cioè, ieri abbiamo visto Endgame, Avengers, che l'ultimo, 4. Abbiamo fatto una gran maratona di 6 ore. Di 6 ore dalle... abbiamo visto Infinity War e Endgame. A questo video innanzitutto premettiamo che ci saranno degli spoiler, come vedrete anche nel titolo. Quindi esatto, quindi niente clickbait. Se appunto non ne volete sapere o non avete ancora visto il film. E secondo me non avrò proprio il il video. Possiamo, sì, possiamo iniziare. Ok, partiamo dall'inizio. Parte già con loro che parlano. Loro chi? Loro il soggetto. Scusa, gli Avengers. Rimanenti. Appunto. Con Capitan Marvel. Che lei fa la sborona, si può dire così, e dice: ah, ma io Thanos lo uccido, ma io Thanos di là. Tu Thanos non lo puoi uccidere, cazzo, è più forte di te, è più forte di te. Sì, esatto, praticamente fa la sborona, si preparano subito un piano velocissimo di neanche un minuto, arrivano nel pianeta dove lui appunto si rifugia dopo lo schiocco di dita, e Capitan Marvel lo aggredisce praticamente nella sua abitazione. Assalto. Nella sua abitazione. Ragazzi, quando c'ha un braccio ragazzi, tutto insanguinato, tutto decrepito, perché appunto ha utilizzato il guanto ben due volte per distruggere le gemme stesse. Sì, appunto, sì. Per prima non essere più utilizzate. In Infinity War, poi dopo perché non voleva che nessun altro le avesse, le ha distrutte. Esatto. Ragazzi, sono passati 15 minuti dall'inizio del film e Thanos crepa. Esatto. Cioè, Thor arriva, gli trancia la testa con lo Stormbreaker. Thor è così incazzato nero che gli trancia la testa e se ne esce con la battuta. Se ne esce con la battuta. Ho minato la testa. Veramente. Innanzitutto, proprio inizio si vede la scena di Occhio di Falco, dove appunto gli scompare tutta la famiglia. E lì ci può stare, perché comunque dovevamo far capire che lui diventa cattivo. E poi che gli Avengers la cosa sì. Di Ronin la. Poi sono gli Avengers rimasti che vanno un po' in cerca delle persone e la Vedova Nera manda in missione appunto Rudy, War Machine, per trovare Occhio di Falco, che è diventato un serial killer di quelli potentissimi. Ora partiamo. Ora bisogna però partire con le cose traumatizzanti. Voi non ci crederete mai, Thor è diventato ciccione. Esatto. Madonna. Allora, perché praticamente passano 5 anni. Anche noi con il Burger King. Dopo l'uccisione di Thanos del loro presente, praticamente appunto passano 5 anni dove tutti gli Avenger praticamente se ne vanno via, ognuno per i cazzi propri. Si passano 5 anni qui, che cazzo. Cioè, dove vanno nessuno lo sa. Sì, praticamente niente, gli unici che rimangono ancora lì, che non riescono a togliersi dalla testa appunto lo scocco di dita di Thanos, come sono Vedova prima Nera e Capitan America. Veramente. Che appunto dopo riusciranno anche a rincontrare Ant-Man, che riesce a uscire finalmente dal regno quantico. Che come è uscito? Grazie un ratto popo. Un ratto che clicca il pulsante per esatto, sbaglio e esatto dove per, lui, esce. Per lui invece passano soltanto 5 ore invece di 5 anni, sì. Quindi per lui esatto. Non, infatti lui non capisce in che anno si trova E dopo passa un che bambino. Che però sarebbe tipo triste. Nel 2023. Perché se ci fosse nel 2018 se saremmo nel 2023, quindi siamo già nel futuro, sì. È un gran casino sto okay, film ragazzi. Il infatti tempo ora andiamo al succo. Sì, Thor ciccione. Praticamente dopo
aver ucciso Thanos, poi non si sa neanche il perché, è andato in, ha creato New Asgard, che è una città di campagna dove di pesca sulla terra, appunto sulla terra dove pescano, e dove appunto si, ci sono Capitan America e la Vedova Nera che cercano di riunirli tutti, e vanno appunto a Nuova Asgard, e dove c'è Thor ciccione che sta giocando a Fortnite con l'amico lì grosso Roccia. Sì. Ok, già sta cosa di Thor che è diventato obeso, okay, che lo resterà per tutto il film. Ma ragazzi, per l'utilità di questo, di questo uomo è pari a un buco nel culo. Ma è comica, okay, la scena finale che lui si incazza, ma è Babbo Natale. Sì. Sì, no, poi prossimo punto, parliamo di Hulk. Prego. Hulk, allora. No, ragazzi, io me ne vado, no, io mi butto dal balcone di Hulk. Comunque. Ragazzi, Hulk in Infinity War, Hulk non è apparso, cioè è sempre stato Bruce Banner e non ha fatto un cazzo anche nell'Hulkbuster. Sì, sì, sì. Ma a cagare. Invece, appena appare, ma la cosa, cosa? Ma la Bruce cosa bella. Banner diventa verde la e cosa grosso. Bella. No, che cazzo succede? La cosa bella è che non spiegano come Hulk riesca a riemergere col Banner. Perché c'era il problema che non voleva riuscire. Esatto. Perché esatto, esatto. Non lo spiega. Hanno fatto passare un anno e mezzo, quindi dice, ha detto cinque fatto anni. Un esperimento. No, quando sono ricordati per la prima volta, fa un anno e mezzo fa, mi sono messo a fare sti studi per far combaciare. Che poi combaciare, cioè Hulk, che si è abituati a vederlo incazzato, diventa Banner. Diventa Banner. Banner, Banner diventa verde. Banner, cazzo. Banner, Banner. Che cazzo dite? No. Non prendermi per il culo. Scusa, non voglio prendermi. Noi stiamo facendo anche un po' i cazzo amici. Cazzo amici. Stiamo facendo anche un po' i cretini. Ma veramente non li pensiamo tutte queste cose, veramente. Poi loro, perché poi loro, per sconfiggere Thanos, decidono di andare, decidono di viaggiare nel tempo per raccogliere tutte e sei le gemme, per fare in modo che Thanos non le trovi mai. Solo il problema è che quando vanno nella New York nel 2012, nel primo famosissimo Avengers, perché usano il regno quantico, Hulk deve andare a prendere la gemma del tempo dalla tipa pelata, il gran maestro, quello di Doctor Strange. Quando ci va, praticamente lui gli fanno, mi raccomando, mimetizzati. Lui fa finta di spaccare una macchina facendo stai fermo. Ma che cazzo? Sempre ritardato. Hulk è ritardato. Hulk già di suo è un personaggio, diciamocelo, che ultimamente ha fatto uno schifo totale. Con questo film l'hanno ammazzato proprio, sì. Come se fosse morto Hulk in questo film. È morto. È servito soltanto per una cosa che vi diremo sempre dopo. Ora, appunto, credo che sia quello che ci ha fatto incazzare a noi di più. E riguarda Captain America. Aspetta. Mi scappa il vomito. Allora, aspetta, prima di arrivarci, volevo soltanto dire che. Allora, il film dura 3 ore. Per 2 ore. Non si fa un cazzo. Non si fa un cazzo. In 2 ore io Carlito ha dormito. Carlito ha dormito. Carl ti ammazza. Carl, madonna. Stai guardando questo video. Scappa. Allora, Capitan America. Allora, arriva tutto figo, ma arriva nella parte finale, battaglione contro Thanos, arrivano tutti, scende pure Gesù in terra, con tutti, con gli stregoni, arrivano i wakandiani, rinati, perché poi Hulk ha fatto, sono riusciti a prendere le gemme, hanno schiocchiato le dita e sono riusciti a far riportare tutti in vita. Quindi battaglione finale, Capitan America, Iron Man e Thor ciccione combattono. Ma allora ragazzi, scusatemi. Allora, Thanos con lo spadone è più P che con il guanto. Esatto. Poi, ha una spada, ragazzi, a doppia lama. Ragazzi, quella lì la fa roteare come se fosse un aeroplano. Ragazzi, poi la prende, spacca a suon di martellate con quella cazzo di spada. Non è lo scudo di Capitan America. Thanos. In vibranio, nessuno in tutti questi 11 anni di Marvel, esatto, gli ha mai rotto lo scudo. Punto più importante, serie. Capitan America riesce a chiamare il Mjolnir, il martello di Thor. Sì. Cioè, lo chiama e diventa suo. Cioè, evoca i fulmini. Lo lancia, lo gira. Vola, Capitan America, perché, vola. Sì, Thor stava per essere infilizzato a sua volta, come aveva fatto in Infinity War, sì, con Thanos. Sì. Viceversa. Gli arriva il martello in testa a Thanos. Lanciato da Capitan America. Marvel. Esatto, è l'unica che posso levarsi. Si gira. E c'è Capitan America. E tutti da applaudire. Ma ragazzi, cosa cazzo applaudite? Poi ragazzi. Poi non vi abbiamo detto come è arrivato il martello di Thor in quel film, anche se era distrutto, perché praticamente Thor, quando è andato
per prendere l'iter, la gemma dalla realtà di Jane, Thor 2, The Dark World, che lei aveva dentro, la ragazza, il coso, il Thor, prima di tornare nel presente, ha chiamato il suo martello, ancora integro perché a quel tempo c'era, e poi è tornato dietro nel tempo con il martello, quindi nello scontro contro Thanos, ciccione, Thor aveva sia lo Stormbreaker che il martello. E quindi rovina anche il Thor del passato perché non ha più il martello, lo sfigato, capite? E poi si scambiano, cioè Capitan America e Thor si scambiano, lo comunque il Capitan America diciamo che diventa un dio. No, diciamo che Thor è ubriaco per tutto il film, è vero. Lui deve birra ogni volta. A un certo punto gli viene anche un attacco di panico quasi nel film. È vero. Io dico, un dio. Poi concludiamo con la cosa. Tantissimi punti ce li saremmo persi, ragazzi, perché non ci siamo preparati una scaletta. Quindi comunque abbiamo tutta idea appena tornati da Burger King. Cioè, quindi sì, quindi ci siamo un secondo. Sarà tutto sparpagliato questo video di idee. Ragazzi, noi siamo tornati a casa alle 4 di notte e stiamo parlando da quando siamo tornati a casa di sta roba. Quindi allora, punto più importante, un po' di serietà. Prego, al primo, vada. Ok, allora, praticamente, c'è tutto il battaglione contro gli sgarri di Thanos, tutti bellissimi che combattono tutti insieme, Black Panther, Spider-Man. Dignità. E niente, a un certo punto c'è di nuovo uno scontro tra il protagonista che è di tutti, che è Iron Man, con Thanos. Allora, Thanos sta per scocchiare le dita, Tony gli va addosso praticamente, lo spinge via, ma nel frattempo Tony gli riesce a stappare tutte le gemme dal suo guanto e gliele posiziona sul suo dell'armatura incorporato. E bellissima la frase d'effetto che fa: io sono Iron Man, e scocca le dita e appunto fa uccidere tutti gli sgarri e Thanos compreso, quest'ultimo che è Thanos. E niente, e Tony purtroppo in questo film ci lascia. Cioè, stremato. La cosa che ci ha fatto soffrire è quando si vede lui che non ci arriva più col cervello perché è fuso. Sì, perché praticamente quando tu schiocchi le dita, pure Hulk, Thanos e Iron Man, ti folgra tutta metà della faccia, tipo due facce. Sì, il braccio ti diventa magro così. Sì. E la faccia, metà della faccia, solo che non c'è più. Hulk ci stava per lasciare le penne. Thanos pure, Iron Man, che è un uomo, che cosa che faccia? Muore. E niente, ci lascia proprio le penne. Solo che è stato traumatizzante perché fin da piccoli noi credo. Tutti sono stati. Quindi lui ha aperto il ciclo e ha chiuso la fase. Quindi niente, noi ci aspettavamo che potesse morire o Thor a un certo punto, appunto perché gli stava per infilzare l'ascia. Oppure Capitan America, che gli stava rompendo tutto lo scudo e gli mancava, se lo prendeva per bene gli tagliava la testa. Che alla fine Capitan America, che il nostro capo, ci lascia. Ma dato, ragazzi, forse noi non l'abbiamo detto, non mi ricordo, però gli Avengers praticamente per andare per viaggiare nel tempo usano il regno quantico. Allora praticamente una volta aver preso le gemme, una volta utilizzate, dovevano tornare indietro a riposizionarle dove le avevano prese. Allora mandano il Cap da solo a mandarle. Ma mentre erano nel passato, nel 1970, che il Cap era assieme a Tony a prendere la gemma, dove i due poi rincontrano proprio Peggy e il padre di Tony. Tony. Praticamente il nostro Cap incontra Peggy nel passato, e quando una volta aver posizionato tutte quante le gemme al loro posto non torna, rimane nel passato, e poi perché con Peggy vive la sua vita. Loro fanno passare, cioè Capitan America vive tutti, che ne so, 40 anni, mentre sulla Terra sono passati 5 secondi. E si vede Capitan America da vecchio seduto su una panchina. Esatto. Quando arriva Sam Falcon, che gli va a parlare, cioè Capitan America appunto da vecchio, e Capitan America consegna il suo scudo preso dal passato a Sam, e Sam Falcon sarà il nuovo Capitan America. Che noi ci aspettavamo Bucky, sinceramente. Esatto. Sinceramente era lì di fianco Bucky, non vuoi dare lo scudo a Bucky? È morto, l'hanno torturato, gli hanno fatto tutto, gli dai anche lo scudo. Migliore amico un cazzo, Bucky non serve più a un cazzo adesso. Cioè, io non lo so. Conosce adesso. Infatti l'hanno usato come centro per due film. Esatto. E poi basta, Falcon. Basta. Falcon ormai. Falcon che cosa fa? Vola. Lui volano tutti. Lui ha già il suo gadget, cacchio, dallo anche a Bucky, che non ha un braccio. Poverino. Però io me lo ci vedevo più lui, lo scudo. Sì, esatto. Personalmente. Troppo, io lo vedevo troppo Bucky. Cioè. Poi la cosa che mi è stata sulle palle è di Tony che muore, che ha una famiglia, che ha appena una bambina piccolina. E solo per sottolineare, Potts, la moglie, c'ha un'armatura, ok. Esatto. Subentra Pepper nella guerra. E io ho detto,
cazzo è questa? Ma la armatura blu attillata. Gli altri mi hanno detto, vabbè che Pepper, che cazzo di te? Ci morirà, sei scemo, ci morirà, l'hai detto. Ci morirà nel film anche Vedova Nera, perché servirà. Perché servirà per riuscire a riscattare la gemma dell'anima. Quindi praticamente c'è uno scontro tra Occhio di Falco e... Sì. Esatto. Di chi vuole morire prima, esatto. Diciamo. E praticamente niente, si riesce a sacrificare per prima Vedova Nera e la gemma arriva. La gemma dell'anima, chi cazzo mi scrive adesso? Ed è irreversibile, quindi non si può più salvare né Gamora, che come pensavamo tornasse, e neanche Vedova Nera. E neanche Iron Man a sto punto, cioè, neanche Iron Man. O Doctor Strange in un film futuro torna indietro oppure no. Poi c'è anche Thor, che va a far parte dei Guardiani della Galassia, proprio sale sulla loro nave quando sono tornati tutti, a parte Gamora. E lascia come re lì sulla terra Valkyria. Valkyria, la tipa Ragnarok. Che conosce Ragnarok. Sì, veramente. Non ci E niente ragazzi, abbiamo visto tutto. Queste sono, sono state le nostre teorie, i nostri pensieri. Comunque vorremmo dei commenti non di offese ma costruttivi, dove ci scambiamo i nostri pensieri. Poi noi vi abbiamo avvisati che c'erano degli spoiler. Abbiamo all'inizio lo scriverò anche in grande nel titolo, quindi non avete scuse. Niente, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Il nostro voto ovviamente. Sapete cosa vi consiglio? Guarda, se proprio ci tenete ad ascoltare le nostre critiche, una volta, guardate questo video una volta aver visto Endgame, perché veramente, secondo me, queste critiche magari sarete possono... molto d'accordo con noi, molto d'accordo cioè, con noi, perché me. Molte persone che abbiamo, cioè molti nostri amici la pensano come noi, quindi secondo me è proprio un pensiero pubblico. Sì, e niente ragazzi, se per noi, sotto il nostro punto di vista, è piaciuto più Infinity War. Che pensavo fosse peggio di Endgame, in realtà forse era meglio. Diciamo che Endgame ha fatto commuovere, veramente. La morte di... È stato più un trip mentale che un film. Madonna, non capivi niente alla tutto, fine. Capitan Marvel OP, Capitan America con il martello di Thor. Thor ciccione, Hulk che parla. Iron Man, vabbè, Iron Man è sempre Tony, cioè Tony è sempre Tony. Ragazzi, però... iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione lì su. E niente, raggiungiamo 500.000 iscritti.